Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un libro che mi avete richiesto in tanti, ovvero Trilogia della città di K di Agota Christophe. Dico che mi avete richiesto in tanti perché sul nostro gruppo Facebook, che trovate linkato qua sotto in descrizione, avevo fatto un piccolo sondaggio. Vi avevo proposto infatti 4-5 letture molto diverse fra di loro e vi avevo chiesto di quale eravate più curiosi, quale volevate vedere come recensione qua sul canale. Dal momento che questa idea vi è piaciuta tanto, penso che la riproporrò ogni mese, quindi da qui a qualche giorno metterò un nuovo sondaggio sul gruppo, quindi se volete partecipare o semplicemente siete curiosi, trovate il link qua sotto in descrizione. Per questo mese il libro che avete scelto è appunto Trilogia della città di K di Agota Christophe. Non è quindi un libro unico, ma una trilogia, ma sul commercio è venduto come un libro unico. Io l'ho chiesto in prestito alla biblioteca, quindi non ho una copia fisica da mostrarvi. Comunque i tre libri che compongono questa trilogia sono Il quaderno, La prova e La terza menzogna. Prima di cominciare a parlarvi di questi tre libri, ci tengo a sottolineare che non farò alcuno spoiler. Parlerò della trilogia completa, ma in generale parlerò più che altro dei temi, delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute di questa trilogia. Quindi se ancora non avete letto Trilogia della città di K, non preoccupatevi, perché da qua non usciranno spoiler. È tempo di guerra in un paese che non ci viene mai nominato e una donna non riesce più a mantenere i figli. Ha due figli maschi gemelli che decide di affidare alla loro nonna, una donna che non hanno mai visto, che vive in una città di campagna in assoluta povertà. Questa donna mette subito al lavoro i bambini e la storia parte appunto da questo episodio. Percorrerà la vita di questi bambini assieme alla loro nonna, il loro percorso di crescita, se vogliamo anche di formazione, in un periodo veramente molto forte come quello della guerra. La storia ci viene narrata dal punto di vista dei due gemelli, che parlano sì al plurale ma si comportano come se fossero un'unica entità, come se fossero una persona sola, per intenderci, e lo stile utilizzato è molto semplice e basilare, che sembra proprio che sia un bambino a scrivere la storia, e l'ho trovata una cosa molto particolare perché va in contrasto con i temi che tratta invece il primo libro, ma in generale la trilogia di Agota Christophe. Sono libri che parlano molto di guerra, di violenza fisica, psicologica, c'è anche una forte componente sessuale all'interno di questi libri, tutti temi molto importanti, molto forti, che ci vengono descritti e raccontati in maniera molto esplicita, senza filtri, ed è una cosa che a tratti mi ha dato un pochettino fastidio, perché la storia è narrata appunto dal punto di vista di bambini. Avranno, non so, 9-10 anni, non ricordo se viene citata la loro età all'interno di questo libro, che è molto enigmatico perché non si sa in quale paese sia ambientato, non si fa mai riferimento ad alcun nome proprio, che sia di persona o di cose, neanche le città non hanno un nome, c'è la grande città, la piccola città, i bambini stessi non hanno un nome, la loro madre, la loro nonna, niente ha alcun nome. Ed è una cosa che ho trovato molto particolare, ma allo stesso tempo abbastanza agghiacciante, perché potrebbe trattarsi benissimo di qualsiasi tipo di realtà. Ovviamente è raccontato, è una storia ambientata durante una guerra, che anche in questo caso non si sa di quale guerra si stia parlando. Nonostante non si parli mai di uno stato, di una città ben precisa, ci sono tanti riferimenti che fanno pensare che la storia possa essere ambientata in un paese dell'est, magari proprio l'Ungheria, che è il paese natale della scrittrice. Ed è questo il motivo per cui io mi ero avvicinata a questo libro. Sono molto curiosa di leggere libri scritti da autori ungheresi, quindi mi era capitato fra le mani anche questo testo, di cui sapevo veramente ben poco, se non che trattasse appunto temi della guerra in una maniera agghiacciante. E devo dire che il primo libro mi ha lasciato molto turbata. Sono una persona abbastanza sensibile, soprattutto ad alcune tematiche, e devo dire che in più di un'occasione ho fatto fatica a continuare la lettura del primo libro perché mi sentivo particolarmente turbata. Quindi non è un libro che io consiglierei a cuor leggero a chiunque, nonostante tratti dei temi veramente molto importanti, però secondo me in alcuni punti è così diretto, così esplicito, che potrebbe
turbare una persona particolarmente sensibile. Il primo libro di questa trilogia è quello che mi ha colpito maggiormente proprio per il forte contrasto fra lo stile di scrittura e i temi trattati. Sono rimasta sì turbata in diverse occasioni, ma c'è anche da dire che non riuscivo a smettere di leggere il primo libro perché aveva uno stile talmente coinvolgente che non riuscivo a smettere di leggere, ero troppo curiosa di vedere che cosa sarebbe successo dopo, che fine avrebbero fatto questi gemelli, come avrebbero affrontato gli avvenimenti che stavano accadendo e così via. Per me questo libro è stata una continua scoperta, non l'ho trovato assolutamente banale, però è molto forte e a tratti grottesco. Questi bambini sono bambini piccoli, ma riescono a raccontarci la loro realtà in maniera veramente molto matura, forse in alcuni punti non tanto consapevole di quello che stanno vedendo o di quello che stanno soprattutto facendo. Però l'ho trovato molto potente sotto questo punto di vista. È un libro che ti scatena qualche emozione, qualche reazione. Per quanto riguarda i seguiti, devo dire di essere molto delusa, soprattutto dal secondo libro, che secondo me ha una trama non all'altezza degli altri due e l'ho trovato molto lento e a tratti noioso. È un libro che ho fatto veramente molta fatica a leggere. C'è da dire che questi tre libri sono scritti in tre maniere totalmente differenti ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché è come se lo stile di scrittura crescesse assieme ai bambini. Quindi c'è maggiore ricerca nel vocabolario, nello stile, e c'è anche maggiore consapevolezza di quello che li circonda, che sia la guerra o semplicemente i rapporti con altre persone. Questa è una cosa che ho trovato estremamente interessante, anche se ha perso un po' di quella cosa che ti agganciava al libro, che c'era appunto nel primo libro. Era talmente così particolare il contrasto, il modo in cui ti veniva narrata la storia, che al confronto gli altri due libri vanno sicuramente a perdere tanto. I temi trattati all'interno di questi libri sono sempre gli stessi, però man mano nella narrazione, secondo me, cresce l'intensità e la complessità in cui vengono sia raccontati che vissuti dai personaggi. Se all'inizio c'era poca complessità, poca consapevolezza appunto di quello che era la guerra, il dolore, la sofferenza, nel terzo libro si raggiunge proprio l'apice nella complessità psicologica dei personaggi, del modo in cui vivono il dolore, la vita, la guerra. È una crescita sia dei personaggi che delle tematiche trattate che mi è piaciuta veramente tanto e che mi ha fatto molto riflettere. Anche se i temi sono molto forti e difficili da affrontare, perché si parla tanto comunque di guerra, di morte, di dolore, di solitudine, non c'è speranza in questa trilogia, non c'è alcuna speranza di vita, di felicità. È una cosa che ti opprime, che mi ha dato tanta, ma tanta tristezza, soprattutto alla fine del terzo libro. Sono arrivata con un grosso magone di infelicità, perché è una storia che non ti porta a sperare in un futuro migliore. Nonostante la guerra magari sia anche finita, non c'è speranza per i personaggi, non c'è alcuna via di fuga se non la morte. Ed è una cosa che da una parte posso capire questo senso, questa negatività che deriva da un'infanzia difficile, dalla guerra, da tante cose che si accumulano, però no. Non mi è piaciuta questa cosa, non mi è piaciuto che non ci sia speranza, che non ci sia neanche un barlume di vita in questa trilogia, insomma. È una cosa che mi ha oppressa veramente tanto e che a volte mi faceva mancare l'aria, facevo fatica a leggere questo libro perché per me era veramente troppo. Una cosa che mi ha colpito molto di questa trilogia è il rapporto fra fratelli, in questo caso fra fratelli gemelli. All'inizio questo rapporto viene vissuto in maniera quasi maniacale, perché non sono distinti, non solo non hanno due nomi diversi, ma fanno le stesse identiche cose, si comportano come un'unica persona. Non c'è individualità. E man mano invece nella storia il loro rapporto si complica, diventa sempre più complesso e inizia ad affrontare delle emozioni, dei sentimenti sempre più complicati, sempre più
diversi. In generale devo dire di avere sentimenti molto contrastanti su questa trilogia, perché da una parte penso che tratti dei temi molto importanti in maniera forte, comunicativa e a tratti anche particolare, perché il tema della guerra è secondo me affrontato in una maniera un po' diversa rispetto ad altri libri che ho letto io su questo argomento. Partendo poi dal punto di vista di due bambini che vivono in un paesino di campagna e parlando sempre di gente comune che vive la vita quotidiana di tutti i giorni e non facendo riferimento a nessuna città in particolare, nessuna guerra o conflitto particolare, nessun paese specifico nel mondo, è una situazione che si potrebbe applicare a tanti tipi di contesti. Però penso anche che alcuni temi, sempre importanti, siano stati trattati invece in maniera, non so come spiegarlo, mi ha lasciato un po' perplessa il modo in cui si è parlato ad esempio di sessualità nel primo libro, mi ha dato particolarmente fastidio, oppure i rapporti sociali che in questa trilogia ci vengono presentati in maniera molto negativa, per cui non esiste via di fuga o speranza e che vengono vissuti in maniera o ossessiva e maniacale o con un distacco veramente disumano. È una cosa molto forte che appunto a tratti mi ha dato un pochettino fastidio, da un'altra parte mi ha fatto riflettere, però in generale quello che mi ha lasciato questo libro, questa trilogia, è un grande senso di tristezza. Ho finito di leggere il terzo libro che veramente avevo un magone, un'angoscia tremenda, perché non c'è speranza, non c'è un briciolo di felicità, non c'è una cosa positiva che io riesca a trovare in questa storia che ci viene narrata. Questi erano quindi i miei pensieri su Trilogia della Città di K. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se lo avete già letto e volete condividere la vostra opinione con me, mi raccomando, non fate spoiler o magari scrivete grande spoiler in modo che la gente che scorre i commenti non finisca per spoilerarsi magari la storia. Io ho letto veramente molti pareri contrastanti. C'è chi è piaciuto questo senso macabro e agghiacciante di narrare una storia e chi magari come me è rimasto un pochettino più perplesso. Quindi sono molto curiosa di sapere anche la vostra opinione, soprattutto perché siete stati voi a scegliere questo libro come recensione, diciamo, qua sul canale. Vi ricordo che a breve metterò un nuovo sondaggio sempre sul gruppo che trovate linkato qua sotto in descrizione per il prossimo libro da recensire, parlare, insomma, qua sul canale. Penso che sia un'idea carina perché così so anche che cosa realmente vi interessa sentire, di che cosa vi interessa che io parli qua sul canale, quindi sono contenta che questa piccola idea vi sia piaciuta. Spero che il video vi sia piaciuto e che non vi abbia dato troppa pesantezza visti i temi trattati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!